Wink wink. Ciao Gogul, ciao Luca Cat, ciao a tutti. Io sono veramente molto contento di essere qua. Vedi, allora Marta, innanzitutto se tu punti le stelline con il... Prova a prendere quella lì viola. No, quelle, vedi, quelle lì. Poi ovviamente mentre non serve tieni il puntatore sui lati, se no diventiamo epilettici. Cosa ci dicono? I frammenti di stelle sono detti astroschegge. Raccogliamone tante. Bene. Ehi Mario, sei qui anche tu, è certo. Stanno tutti raccogliendo astroschegge come pazzi. Perché poi vedi Marta, se usi il grillettino, il tasto B, spari una stellina. Ok. E adesso non mi ricordo, ma se non ricordo male, poi vediamo se vado a parlare con questo qua. Proviamo a esplorare tutte le cose. Salve, vabbè, salve. Tienilo sul lato qua. Ok. E come al solito tira più un pelo di Peach che un carro di Bowser. È molto bello. È bellissimo. È contemporaneamente finissimo e volgare, e per questo lo apprezzo molto. Sì, stasera Mario. Stasera Mario, stasera è un Mario defatigante. È un Mario defatigante dopo le fatiche dell'E3, ma anche per riprenderci da tutte le fatiche dell'E3. Un po' e anche un po' per saziare la mia fame di Mario dopo aver visto il trailer e anche il gameplay di Super Mario Odyssey. Allora, questo gioco. Buonasera, Stindorf. Questo gioco è uscito nel 2007 su Wii. E infatti lo potete. Buonasera, Francesca. Lo potete vedere anche dalla risoluzione. Io stasera lo stiamo vedendo sulla mia TV, che non è esattamente piccola, sono degli allegri 65 pollici. E si vede un po' l'effetto che fa la risoluzione del Wii. Principessa Peach, richiedo la tua presenza all'inaugurazione del nuovo Golossio che ho creato. Peach che si aggrappa allo sfavillotto. Lo sfavillotto è un nome bellissimo. Lo sfavillotto. Ma vai a prendere lo sfavillotto che mi hai fatto, Marta. Vado a prendere lo sfavillotto che ho fatto. Passo in camera. Abbiamo un po' di personaggi, in effetti. Allora, vabbè, adesso c'è... La intro me la ricordo un po' lunghetta. Abbiamo Mario, Goomba. Più vicino, devi andare proprio vicino alla webcam. Abbiamo un Mario bruttissimo, una delle prime cose che ho fatto. Un Goomba invece spettacolare, e me lo dico da sola. La prima cosa che ho fatto è un funghetto. E infine la creazione, lo sfavillotto. Come li hai fatti, Marta? All'uncinetto, molto bene. Riempiti di una sostanza buffa che non è cotone, ma è capoc. Quello lì è l'UFO capezzolo, sono veramente... A costo di sembrarvi greve, sono tre seni giganti. Allora, i seni giganti stanno tagliando il castello di Peach, che ne passa... Vabbè, il castello di Peach, come tu mi insegni, Marta, è uno dei simboli del Mario 3D, perché in... Me lo insegni proprio, me l'hai detto, me lo dici tu, me lo ricordi ogni mattina? Ogni mattina ti sveglio e ti ricordo che il castello di Peach è uno dei simboli di Mario. Sì, perché, appunto, come mi dicevi poco fa, è la prima cosa che vedi in Super Mario 64, che è stato il primo Mario 3D, nonché il gioco che ha rivoluzionato l'approccio al 3D nei videogiochi, e aggiungo io il gioco che ha fatto il 3D nei videogiochi e poi per 10 anni nessuno è riuscito a farli bene come Nintendo. Loro. Capoc si scrive Capoc, credo. Francolo, ma è la prima volta che vedi questo gioco, guarda che ti aspetta una figata mostruosa. Io amo assolutamente questo gioco e mi... Questo è anche il 2, però il 2 era un po' il cosiddetto more of the same, mentre invece questo qua, quando uscì,
Mi ricordo che eravamo ancora alla redazione di Nintendo, la rivista ufficiale. C'eravamo io, Babic, Ugo e Zave. E questo gioco su Nintendo, la rivista ufficiale, prese 11 su 10. No! Perché ci era piaciuto tantissimo ed è assolutamente la... Vabbè, se, secondo me non c'è nessun dubbio che sia la cosa migliore uscita su Wii. Si può discutere se sia più bello Super Mario Galaxy 1 o Super Mario Galaxy 2. Ma, puoi discutere. Ma Super Mario Galaxy 1 è quello che ha inventato tutte queste cose, quindi... Tanto questa sera, guarda Marta, ho fatto anche l'overlay per la webcam. Oh! Oh, Mario si risveglia su questo piccolo planetoide con uno sfavillotto in mezzo ai fiori. Sfavillotto! Guarda che delizia, guarda che delizia. Sei un pianetino! E adesso lo sfavillotto è un coniglietto. Ben svegliato, forza, giochiamo! Salta con A. Ho capito, questo qua è il breve tutorial di Nintendo che serve di fatto per farti capire come funziona il movimento su questi pianetelli. È un po' il pianetino di Dragon Ball, sì. Come dimensione. Allora, giochiamo ad acchiapparello. Se ci prendi tutti, ti diremo in che posto ci troviamo. Va bene. Quindi andiamo a rincorrere questi. Sì, in realtà si sono nascosti. Allora, mi ricordo che c'è... Guarda qua. Se io salgo qua sopra, mi fa vedere una visuale un po' dall'alto. E uno è qua, secondo me. Eccolo lì. Andiamolo a prendere. Scusa che io sto cercando di prendere... No, se fai la completista con quella roba lì, però va male, Marta. Ma io sono una completista! Oh, guarda come lo prende il coniglietto! Ops, mi hai preso! Ah, mi sarei dovuto nascondere in un cratere. Andiamo a trovare un cratere, guardalo qua. Ed ecco... Vedete, questo è proprio per farti capire come ci si muove su un pianeta piccolino. Sì, perché non è immediato. Cioè, in realtà è molto immediato, è facile da fare, ma la direzione relativa dei controlli te la devi far entrare nella testa. Un po', in realtà è veramente molto naturale, però Nintendo, che fa sempre i suoi piccoli tutorial invisibili, invisibilissimo in questo caso. Beh, è un tutorial di movimento. Mi sarei dovuto nascondere in un tubo. Eccolo qua. Ecco un tubo. Oh, subito, pronti via. Che peccato. ATMB, abbiamo iniziato senza di te, scusaci, la prossima volta aspetteremo ATMB. Forse puoi veramente aiutare la mamma. La mamma che adesso è un personaggio che di fatto è entrato nel canone di Super Mario, tanto che è presente anche in Mario Kart. Rosalina. Ah, eccola. Guarda che carina. Ciao, Rosalina. Rosalina che, tra l'altro, ricordiamo, era uno dei personaggi più bastardi di Mario Kart 8. Nella versione prima di quella per Switch... Ma guarda com'è dolcina, invece. No, ma è stupendo. Guarda che è tutto di un'eleganza... È di un'eleganza disneyana, questo gioco. Sì, è di un'eleganza disneyana. Sono Rosalinda, la guardiana delle stelle. Se vuoi salvare la tua cara amica, perché è la cara amica, wink, Peach, wink. Devi ottenere l'energia per viaggiare attraverso le galassie. Ti presterò sfavillotto. E ce l'abbiamo sotto capello. Adesso puoi eseguire le piroette. Anche noi come te stiamo attraversando un periodo difficile. Devi salvare le megastelle con l'aiuto di Sfavillotto. Che la polvere stellare ti protegga. Mi confermate che sentite tutto bene?
Che bello fare il retro gaming sulla sedia d'ondolo. Allora, adesso ho anche... Scuoti il telecomando Wii e colpisci gli oggetti che sembrano fragili con una piroetta, vediamo. Con la stessa tecnica puoi stordire i nemici. Attenzione! Stella lancio, è come una rampa di lancio per viaggiare tra i pianeti. Guarda, guarda che delizia adesso. Vai, l'universo ti aspetta, che la fortuna ti accompagni. Mamma mia, che bello! Allora, ti stavo aspettando. Avevo preparato una stella lancio, ma è stata frantumata da un meteorite. Non puoi lasciare questo pianeta senza di essa, quindi cerca tutti gli spicchi stellari per ricomporla. Mentre li cerchi, fai attenzione a dove metti i piedi. Allora, qua ricordiamo che le stelle, le monete servono semplicemente per recuperare vita. Goomba! Dove sarà l'ultimo pezzo di stella? Ma se caschi là dentro che succede? Non lo voglio sapere, Marta. Io tengo un altro Mario. La regola dei videogiochi è che quando hai il dubbio che qualcosa ti faccia male, ah, che meraviglia! Allora, da qua invece dove andiamo? Qua c'è lo sfavillotto sotto. Fammi uscire di qui. Uno dei nemici qui intorno dovrebbe avere la chiave. Puoi scuotere le cose per stordirlo a colpi di piroette. Tanto guarda che figata se faccio il salto. C'è la gravità che ti fa praticamente orbitare un pochettino. Ma infatti dicevano in chat che la gravità qualcuno l'ha considerata come una quarta dimensione. Beh, di fatto sì, dopo avere... Mario, dopo averci portato nella terza dimensione con Super Mario 64, di fatto aggiunge quella che è una quarta dimensione di gameplay. Grazie! Salveresti anche i miei amici della fortezza lassù, per favore? Ma come no? Mi trasformerò in una stella lancio. Bella lì. Trasformazione! Spadin. Oddio, guarda che puccetta questa! Ok, qua c'è un'altra. Qualcuno cerca di ostacolarti, esegui una piroetta, stordisci il nemico e lanciati contro di lui, va bene. È un Koopa grossino! E a calcioni al Goomba grossone. No, vabbè, ma questo gioco è tutto meraviglioso, anche la... Tra l'altro a livello musicale è stato un momento interessante della storia di Nintendo, perché hanno fatto un grosso lavoro proprio con un'orchestra vera e propria che, come sentirete più tardi, tra l'altro, cambia anche a livello di intensità. Quindi quando andremo sott'acqua la musica cambierà, ma sarà l'orchestra che cambierà modalità di suono. È una cosa pazzesca. Seguimi qui dentro, ci sono degli amici, vai subito dentro. Ti stavamo aspettando. Siamo tutti con la testa in giù. Ecco qua la stellona, la mega stella. È una di noi. È una di noi. Uno di noi. Stanno usando quella macchina per creare qualcosa con il potere della mega stella. Se non ti sbrighi, tutta l'energia della mega stella verrà risucchiata. E non vogliamo questa cosa. Devi fermare la macchina. Va bene. Dovrò forse accendere. Sì, spegni questa macchina, sta andando su di te. Va bene, dai, vabbè che siamo al primo livello, ma... E adesso ne è mancato uno. Quale manca? Sopra, qua.
trova Marta. Ali ce n'è un altro. E vai. Allora, l'avevo considerato il Dolphin, che il Dolphin è un emulatore di GameCube e Wii, che con un PC abbastanza potente ti permette di fatto di giocare a tutti i giochi in altissima risoluzione. Addirittura per Mario c'era stato un progetto per rifare le texture in HD. Però a me giocare con la roba Nintendo potendo, evito sempre di giocarla, così me la gioco tra l'altro con il remote, il nunchuck giusto, cosa che nota, sono supportati anche da Dolphin, però era un po' un accrocchione e visto che questo qua è uno stream rilassante ed è fatigante, ce lo facciamo qua così. E stavamo discutendo in chat su quanto questo gioco in realtà meriterebbe una remastered. Allora, sono passati 10 anni, quindi volendo i tempi sono abbastanza maturi. Io penso onestamente che più che una remastered questo gioco sia già perfetto così, basterebbe farmelo uscire in HD, nel senso lo fai riuscire su Switch con tra l'altro su Switch non ci sarebbero problemi di controllo, lo fai uscire su Switch in 1080p o in 720p, quello che è, che poi tecnicamente anche questo doveva essere in 720. No, è vero, non lo era. Non lo era, altro che era in 480. Oh, poveri. Per Fabio 480 è il terzo mondo. Beh, aspetta, io sono anche una persona che ama il 320x200. Però il 480 è effettivamente una via di mezzo che non mi appaga. Il bracciere dell'osservatorio è di nuovo acceso. Emana una luce fievole come una stella di sesta classe. Almeno i poveri sfavillotti sopravvivranno. Grazie per aver salvato la mega stella. È parte della mia famiglia. Questo è l'osservatorio cometa, è la mia casa. Viaggiavamo. Guarda che passa alle illustrazioni bellissime. Mentre attraversavamo questi cieli, la miscela si è arrestata improvvisamente. Una forza misteriosa ha risucchiato la sua energia, provocando una pioggia di astroschegge. Pioveniva delle superstelle. Così la navicella ha smesso di muoversi, come se fosse piombata in un sonno profondo. Chi ha portato via la tua amica? Ha rubato le superstelle. Ed è il solito Bowser bastardo. E ha usato la loro energia per varcare le galassie. E quindi noi adesso ci infileremo in galassie sempre nuove. Questo osservatorio è una navicella che, grazie all'energia delle superstelle, mostra le galassie sparse per l'universo. Quindi noi più superstelle troviamo, più andiamo a sbloccare delle stelle. Questa stanza è detta planetario, da qua osserviamo le stelle, le galassie. Ma con l'energia delle superstelle disponibile funziona soltanto la terrazza mira stelle. Prima vai alla terrazza mira stelle, poi recupera le superstelle delle galassie visibili da lì. Va bene. Va bene, dai ragazzi, io ho voglia di giocare però, cioè abbiamo qua gli amici dello stream, non vogliono vedere la melina delle chiacchiere. Salviamo il gioco. E via. Allora, questo è un hub bellissimo e visto che oggi si parlava della possibilità che... Allora, qua entriamo e però al momento non abbiamo ancora il potere delle stelle per viaggiare altrove. Non possiamo viaggiare nelle altre galassie. La stella manina! La stella manina, Marta, ti piace la stella manina? Tanto! Ah, vedi, sì, qua possiamo... E queste sono le galassie che si vedono dal planetario. Però vedi che abbiamo ancora solo uno stellone e quindi non possiamo raggiungere le altre. Va bene, bla 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 bla, va bene, stiamo su questa qua. Ce l'abbiamo già. E andiamoci. Sulla galassia uovo. Abbiamo osservato l'energia delle superstelle nella galassia più vicina. Questi pianeti hanno una forma davvero strana. Vai in questa galassia. Bam! E il gioco può cominciare.
Allora io lascerò completamente a Marta. Ciao Gianluca, ciao Paolo Reven, ciao Serginio, Sergnio, ciao Gabriele, ciao a tutti. Lascerò a Marta le comunicazioni perché, come dire, è un gioco abbastanza impegnativo. E quindi, allora, vediamo che obiettivo abbiamo qua. Perché comunque qua ricalca lievemente la struttura di Super Mario 64 e divide tutte le varie galassie in più piccole missioni. Subito male. Però vedete, se lo uccido mi ridà una moneta. Ecco. Leggi, c'era scritto qualcosa, leggi. Non sono in casa, stavo via per molto, molto tempo. In caso di necessità usate il tubo sul retro. Ok, però io ho visto che c'è qualcosa qua sotto. Qua sopra. E ci arrivo così. Se ti stanchi vuoi tornare all'osservatorio, prendi più o meno e scegli di tornare all'osservatorio. Non puoi portare con te le astroscheggio. Entriamo qua dentro. E qua veramente si vede la quarta dimensione di Nintendo. Cambiamo. La verità è che è un gioco graficamente molto semplice, ma che ai tempi rendeva la perfezione. Sentite che cura a livello audio. E vai! C'è un funghetto si sposta. Via, abbiamo preso la nostra vita, ce la meritiamo. No, Marta non gioca mai perché è incapace, Sandrino. Non è vero che non sei incapace, non sei una giocatrice d'azione. Sei più una giocatrice... Ah, tra l'altro ci hanno portato via le stelle, l'hai visto? In che senso le stelle? Vedi che le stiamo rifacendo, prima ce ne avevamo tipo 46. Cosa c'è là? Guarda che bello, cosa c'è? Vammi a rompere sta cosa! Che bellezza, ragazzi, non avete idea di quanto mi piace questo gioco. Cosa c'è in quel blocco? Come facciamo a dire di no a questo blocco? Evviva! Parliamo con la sua villotto, i miei amici sono più avanti, sbrigati presto! Comunque sì, assolutamente, è un gioco... Perché non sembra, ma sono tanti 10 anni. Cioè, basta essere... non essere proprio di questa generazione. Allora, qua c'è della pece che mi rallenta. Aiuto. Qua c'è un altro. Dov'è l'ultimo? Eccolo. Laggiù. Attento, aspetta. E via. Vediamo se si rompe. Sì, io sono la completista della coppia. Devo raccattare qualsiasi cosa ci sia da raccattare. Io invece sono il non completista. Infatti, mamma mi manda al manicomio. Quando giochiamo insieme io e Marta. Lasciatemi in pace. Sì. Mamma mia, che bellezza. Sì, mi potevo fare qualcosa, no? Ok, quello lì è un centro di gravità permanente che non vogliamo. Non vogliamo neanche scoprire che effetto fa.
questo è il generatore dei problemi. Oh, è subito via così. Prendiamo, quando distruggiamo le piante piranha, ci aggrappiamo a questo qua. E qua cosa c'è? Era nascosto, lo vedevamo solo grazie alle orme. Ops. Brava Marta. No, a te non ti devo colpire. Ma prendiamocela questa moneta della salute. Che è il minigioco di prendere praticamente. Attenzione, rompiamo un uovo. E qua c'è il primo piccolo boss del gioco. Una cosa che ho trovato meravigliosa io di questo gioco personalmente è quanto i boss, grazie alla meccanica dei pianeti e della gravità, quanto i boss siano belli. E via, uno. Solitamente sono tre colpi. Dopo i quali si... Guarda come si arrabbia. Inalberano sempre di più. Do noia? No. Sì, un po' sì. Vieni qua. Ma non riesco a fargli niente se lo colpisco. No, è un boss, figurati. Dai che ti chiappo. Dai! Oh! Domanda, abbiamo mai litigato io e te per un gioco? No. Beh, aspetta. No, l'unico gioco che ci ha fatto, che a un certo punto mi ha fatto veramente stizzire era... Civilization o XCOM? No, nessuno dei due in realtà. Era quello lì dove andavi in giro vestito da ciccione trans... Ah sì, stavo giocando a Saints Row 4, Saints Row the Third, e avevo fatto un personaggio super creepy, grassissimo, in mutande, che volava per la città. Una roba atroce ed era veramente inguardabile. Oh, abbiamo una stella. Bene, andiamo subito nel nuovo... Salvare il gioco, ma sì, perché no, in fondo. Qua a Milano oggi ha piovuto molto, quindi se venisse un temporale potrebbe persino saltare la corrente, quindi salviamo. Dicono che io sono toscana, avrò il carattere sanguigno, ma lui pare mite. Non avete capito. Sono una persona mitissima, e la cosa divertente è che tutti dicono che sono una persona mite. Tranne me. Tranne Marta sul divano. Che ci vivo insieme, chi avrà ragione. Guardate che bello il mio cuscino. Allora, scusami. Bersani di Fallout è stato... Sì, anche quello è stato fatto molto bene. Ok, dobbiamo dare da mangiare alla stellina. Ma posso dargliela anch'io? Forse sì, che delizia, questo li accetto come ricompensa per le spiegazioni. Ah, che stronzo. Ricorda che puoi sparare la stroscheggia dai nemici o puoi condividerle con gli sfavillotti affamati. Gli sfavillotti ghiotti! Vedrai come ti saranno utili nel corso della tua avventura. Vediamo allora. Qua, come vedi, ci sono ancora due stelle. E le vogliamo prendere? Eh sì, anche perché non ci bastano per arrivare. Le vogliamo, come povero Fabio! Eccoci qua allora, seconda stella, proviamoci. Tutte le... sono, come vedi, delle mini challenge negli stessi pianeti. Questa stella si chiama Snack di dimensioni... Quello di prima si chiamava Dino Piranha. Questo è Snack di dimensioni cosmiche. Quindi è uno snaccone. Oh, eccolo, questo qua è lo sfavillotto ghiotto, Marta. Ciao Lapsi, ben arrivato. Mamma mia, che bellezza. Yes! Yes!
Se vado qua. Arriviamo qua. Andiamo a fare di nuovo scorta di questi. La cosa bella dei giochi di Mario, secondo me, è che il feedback sonoro è sempre perfetto. Ma proprio perfetto, perfetto. Ok. Vuoi sapere una cosa? Con B puoi sparare le astroschegge. Bene, lo so. Lo so. Vuoi prova a dare una stellina a questa qua, Marta. Grazie! Carina. Più avanti troverai il mio amico Ghiottone. Se vuoi proseguire, ascoltalo. Va bene. Ah sì, qua c'era questo fatto che ti trascini nella gravità. Che bellezza. È tutto stupendo questo gioco. Ma che capricciosità. Allora qua ci serve raccoglierli veramente, perché dobbiamo sfamare lo sfavillotto di Otto. Prima ancora di quella andiamo, non sprechiamo niente, dello sfavillotto non si butta niente. Maledetto Goomba. Non potevo picchiarlo. No, apprezzo la tua voglia di difendermi, ma... E qua c'è una stella intermedia, se non ricordo male. Ed ecco lo sfavillotto ghiotto. Andiamo prima a prendere tutti i frammenti di stella possibili. Allora, ciao sfavillotto ghiotto, parliamone. Tralala, ehi, parlo con te, hai delle astroschegge? Certo. Ho voglia di mangiare una astroschegge, che dico una 10, 100, 1000. Se ne mangio 100 mi trasformerò. Ma non ne abbiamo 100, ne abbiamo 78. Vediamo. Mi raccomando, Marta, allora prendere tutte le astroschegge. Ci possiamo tornare, qua, credo. 91, 91, dai. 94, forza. Dai che non ho voglia di andarmene da questo pianetino. 95. Dai. No, e invece no. Siamo stati alla cazzo di cane per... È colpa tua, vedi che è colpa tua? Ok, siamo a 100. Vediamo se possiamo tornare là. Vediamo. Non mi ricordo esattamente bene il funzionamento. Aia, scusa. Ah! Io voglio tornare là adesso. Qua, devi liberare questo. Aiuto. Fammici tornare dallo sfavillotto. È qua, vero? Sì. Allora, sfavillotto ghiotto. Marta, il tuo tocca a te sfamare lo sfavillotto. Se lo manchi, però è tristissimo. Non lo sto mancando. Puoi tenere premuto, eh? Credo. È premuto. Forse devo farlo io, vediamo. Scopriamolo subito. E finiti?
No, no, dovevamo farlo con il mio. Come dovevamo farlo? Non ci posso credere. Ricominciamolo. Come dovevamo farlo con il tuo? Riproviamoci. E io credevo non... Ero una persona più sola quando ho giocato a questo gioco la prima volta, Marta. E quindi non potevo sapere. Sono molto triste adesso. Vabbè, ma adesso ci arriveremo subito. C'è Davide Sodiani in diretta sullo stream Nintendo. Cazzo. Ciò che Nobit con Marta non so su cosa sei seduta. Marta è sul divano stasera. Marta sul divano è sul divano che le ha dato i natali. I natali proprio. Sì, sì, ok. Allora, subito prendere tutte le stelline possibili. Facciamo le cose con efficienza. Allora, poi, qua, stelline. Tutte le voglio, tutte le voglio. Direi che così lo faremo già tutto. Ma che bello, non ci avevo fatto caso che erano... hai visto che lì ci sono dei sassi per terra, Marta? Sì. Ti ricorda qualcosa? Ikorok! Esattamente. Babic aveva scritto una bellissima canzone su questo tema. No, vabbè, prendiamo, secondo me ormai ci siamo. Qui si stanno prendendo le pause per guardare Soleani. Vabbè, ma è giusto, è giustissimo. Anzi, sapete cosa c'è? No, non posso interrompermi. Tornate da me quando avete finito, ma... Anzi, guardate Soliani e ditemi cosa dice. Ne abbiamo 65. Sì, ma... Vai a picchiare quel... No. Perché non vuoi picchiare? Picchialo, picchialo. Beh, ne abbiamo sicuramente molte più di prima, adesso... 72, ma non abbastanza. Più avanti troverai il mio amico ghiottone, sì. Allora, via, su. Ma guidiamo noi dove andare? No. Sono gli unici momenti in cui noi guidiamo dove andare è quando ci sono delle stelle intermedie che possiamo decidere se prenderle o meno. C'era un altro coso lì. Sì, ma figurati, qua adesso possiamo... Picchialo, picchialo, picchialo. Ne abbiamo 87. Sì, adesso stiamo facendo l'overkill, ma è giusto così in fondo. Vabbè, dai, andiamo. 95. 96. In quelli che prendiamo qua adesso. Vedi, questo abbiamo cambiato direzione, sennò saremmo finiti su quel pianeta lì. 99-100! Con 100, tra l'altro, ti dà una vita. Allora, sfavillotto ghiotto, sei pronto? Sì, tra l'allà, parlo con te, sì che ce li ho delle astroschegge. Elfrum dice che nella pagina di chat hanno messo entrambi gli streaming, sia Treehouse che noi. Grazie, anzi qualcuno evochi il link a Discord anche. Fa morire. Sembra un po' il Korok, quello di Zoella. Sì, è vero, quello grosso, quello sì. che ti ingrandisce l'inventario. Sì. Diventa... Attenzione, è diventato un pianeta, è sorto un nuovo pianeta. Lo sfavillotto ghiotto.
Stanno spiegando le meccaniche di Mario e conigli di là. Molto bene. Sono quasi... se avessi... Sapete che forse ho... Su che canale sono? Marco, ti ha detto su che canale sono? Su che canale sono? Quello della Treehouse, però, penso. Perché se è quello della Treehouse, credo di non poterlo ribroadcastare. Senza che Twitch mi faccia un... Mamma mia, che bellezza. Su Nintendo. Su Nintendo. Allora, aspetta, cosa facciamo? Finisco questo livello. Finisco questo livello e poi andiamo a vedere. Che non possiamo... qua c'è un... Ma c'è il modo di... di dirti che c'è il doppio salto. Altro feedback silenzioso di Nintendo, che ti dice guarda che puoi fare i salti sul muro, non i doppio salti, i salti sul muro. Paolo Raven dice che lo segue lì. Su Nintendo, ogni canale Nintendo possibile, anche Nintendo Italia comunque. Allora, guarda, finiamo questo livello e dopodiché lo trasmettiamo anche qua e lo commentiamo insieme. Tanto voi mica volete... avete qualcosa da fare? No. Allora, entriamo qua dentro. Beh, certo che hanno qualcosa da fare. Guarda come cambia la prospettiva. Allora, vedete, queste qua sono le frecce, ci indicano la gravità. Infatti, se andiamo qua, la gravità passa di qua. E questo gioco, come mamma mia! Come dicevo ai tempi, con questo gioco potevi fare... con le idee di questo gioco potevi fare 10 giochi della concorrenza ai tempi. Ho sbagliato qualcosa. Ok, qua c'è una vita e la voglio. Sembra uno di quei giochi con le palline. Questa vita la volevo, no? Vai su, salta. Salta, salta, salta. Doppio salto. No, non è doppio, però se ti giri e fai così. Ed eccoci qua dentro. E spacchiamo il vetro. Entriamo in questo lanciastella cosmico. Cadiamo? No, non cadiamo, infatti. Sì, però ce l'hai lì dietro, eh. Eccolo qua. Ora qua e l'altro qua. Ecco, questa stella non è bella. Questa qua dietro. Bello che puoi anche... vedi, è bello perché puoi anche indicarmi le cose. Ah, e adesso posso raggiungere la stella lì in mezzo, trascinandomi. Ops. Oh. Evviva! Allora, fatemi fare una cosa, vediamo. Beh, ci facciamo l'ultima stella della galassia uovo? Certo. Elfun ci lascia per seguire la Treehouse, vabbè, ma ti capisco. Sono giorni di tree. Del resto questo qua è un re caliente con la K. Re caliente con la K sembra il nome di un insegnante di latinoamericano. Comunque c'erano già i messaggini dove si usava le K per usare meno... Erano già passati di moda anche. Vabbè, il 2007... Allora, qua tra l'altro, Elfun dice giustamente nel tema i videogiochi adesso, i videogiochi prima, che adesso puoi giocarti anche quelli di allora se proprio vuoi fare il complesso. Ops.
Ah, vediamo se posso salire su quest'albero come, come da tradizione in Mario. No, non posso. Però allora ci salirò così. No, non leggere, non leggere. Allora, così. Oppure posso anche fare il famoso salto triplo di Mario. Se facciamo così. Allora, 1, 2, 3. Troppo lontano. Oh, ecco. No, no, no. Prima ce l'ho fatta al primo colpo. E ovviamente adesso che serve realmente. Oh, eccoci qua. Vediamo dove andiamo. Ma questi planetoidini con l'acqua quanto sono carini. Toadette! Ciao Toadette, ti darò un indizio. Non toccare gli aculei. Grazie al cazzo, Toadette. Grazie. Avvicina adesso i dodici di Cocco ed esegui una piroetta scuotendo chissà cosa succederà. Va bene. Ma le noci Cocco dove stanno? Eccole. Eccola. Una. Ma siamo ancora tutoriali. Che tutor- ci sta facendo il tutorial? No, beh, sta. Siamo ai primi livelli, ecco, diciamo. Via. Videogioco preferito. Il mio videogioco preferito di tutti i tempi è senza è facile. La risposta è Bubble Bobble. Credo che i miei giochi preferiti di tutti i tempi siano Bubble Bobble al primo posto, Super Mario World al secondo. Ed è molto. Dal terzo inizia a essere difficile. Aiuto! Mi serve la monetina. Lanciamo. No, ho sbagliato mira. Oh, grazie. E via. Niente, tutto porto. Scusate, passo in camera. Allora, il re caliente dove sarà qua? Ah, forse me lo ricordo. Era questa specie di labirinto. Qua il gioco iniziava letteralmente a spingere. Aia, 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 aia. No, che sto morendo. Moneta. Moneta. Concentriamoci, perché sennò qua si muore, sembra tutto facile, ma non lo è. E via. Il galeone. Lì c'è un Toadette. Non è un Toadette, quello lì è un Toad. Vero. Ma io prima l'ho chiamata Toadette perché aveva il cappellino rosa. Però ma probabilmente era una Toad qualunque col cappellino rosa. Cosa ci dicono gli amici in chat? Che gli piacevano i vari derivati di Bubble Bubble. I vari derivati? Pensa che io ho un'opinione gli molto. Gli Snow Bros, i Tumble Pop. Beh sì, ok, quindi proprio tutto il genere imbolla i mostri e uccidili. Però allora, al netto del fatto che mi sono piaciuti tutti anche a me quelli lì, devo dire che cosa ci sarà qua se vado su questo pennone? Vuoi dirmi che non c'è nulla sopra il pennone in un gioco Nintendo? No, scopriamolo. Se riesci a salirci. No, non ci si sale. Non ci si sale, o se ci si riesce non c'ho voglia di farlo. Allora, ma io posso provare a picchiarli quelli. Devo probabilmente tirare giù.
Ah, ok, aspetta, forse devo rimbalzargli. Perché sono delle noci di cocco. Queste qua che fanno fuoco, no? E via, dai, dammi il ponte. È un gioco tutto pieno di idee. Tutto pieno di idee. Beh, comunque devo dire che nella mia... Non so se sarebbe nella mia top 3 questo gioco. Però è sicuramente nella mia top 10 Super Mario Galaxy. Qua c'è anche Onizuka Toshawe. Toshan è in un verde illeggibile. Dice che il suo preferito è Rainbow Island. Beh, certo, è un... Io preferisco Bubble Bobble, però sono... sia io sia Babic siamo dei grandi ammiratori di Fukio Mitsuji, il creatore sia di Bubble Bobble sia di Rainbow Island. E io preferisco Bubble Bobble, però anche Rainbow Island è qualcosa di meraviglioso. Il Kraken! Questo qua è il re caliente, Marta. Non lo riconosci, il re caliente? Come faccio ad ammazzare il re caliente? Oh, re caliente, tirami questo, via. Dai che ti ammazziamo, re caliente, come niente. Quando mi tira quelli così non va bene, ma questi qua sì. Via. Un altro. Ok, il re caliente adesso entra nella sua final form, suppongo. Vai. Re caliente. Te la rimbalza! Te la rimbalza! Fantastico. Quindi diventa un gioco di squash col re caliente. Ma è bellissimo! Te l'ho detto che è bellissimo! Sono solo idee, tutto idee. Già. Re caliente, era il boss. No. Il bossino. Il bossetto. Beh, abbiamo finito il primo mondo. Tutte e tre le stelline abbiamo. Sì. Dai che ti ammazziamo il re caliente come niente. Sì, siamo dei poeti del retro gaming. No, non è vero. Siamo degli Ugo Foscolo. Vorremmo essere ricordati come gli Ughi Foscoli del retro gaming. Ugo Foscolo, che era una persona molto crepuscolare e malinconica, avrebbe amato Mario. Non lo so, forse avrebbe amato di più. Non lo so, forse Castelvania. No, Castelvania è più una roba da gotici, più da poeti romantici inglesi. Ah, ok. Allora, chat, domanda di letteratura italiana: che gioco avrebbe amato Ugo Foscolo? Nel frattempo noi andiamo nella nuova galassia, che è la galassia Dolce Ape. Oh sì, che tenerezza bellissima. Mamma mia, che bello. Mario Ape spicca al volo, Marta. Qua c'è Mario Ape, che è forse una delle cose più carine mai uscite da Nintendo con Mario. Forse il mio costume preferito di Mario. Sì? Sì. A me piace Mario Raccoon. Vabbè, ma Mario Raccoon è un grande classico. Oh, io sono... all'antica. No, nazional popolare. Modifica la visuale con... Foscolo lo vedono con un Souls-like. Sai cosa gli piacerebbe a Foscolo? Quello che sparava gli le lacrime... Vuoi dire The Binding of Isaac? Tra l'altro The Binding of Isaac lo giocheremo con Gingy, che ci gioca tantissimo, che è molto forte. Allora, cosa ci dicono? Ti trovi nel regno Dolce Ape, la regina governa queste terre. Bene, buono a sapersi. Limbo, Medieval Limbo, no, bravissimo. Castelvania. La risposta vincente per adesso secondo me è Limbo. Perché rompi le scatole alla povera Petta? Così. Sei una brutta persona. Tutte. Attenzione, oddio, il fungo ape. Oddio, il fungo ape. Tanto non mi ricordo neanche qual è il potere del fungo ape. Attento che sotto di te c'è un... Ah, eccolo lì.
caro uccetto, però vola. E l'acqua giustamente smette di farlo volare. E ci toglie anche direttamente il fungo. Ah beh, però... Guardalo col culotto. Col pungiglione. Half-Life 3 per Ugo Foscolo. Quanto mi piace in Mario quando si scivola. Tomb Raider per i sepolcri. Foscolo The Long Dark. Tomb Raider per i sepolcri. Vedi che abbiamo un pubblico di persone dalla raffinata Eternal culturale. Eternal Darkness. Bello. Mi state facendo venire voglia di giocare a un sacco di giochi tristi. Tristi. Io no. So che l'ho lanciata io sta roba, ma possiamo trovare poeti più allegri. Nota la raffinatezza del miele che ti rallenta. Doom. No, beh, Doom è più... Quale sarebbe... Domanda al contrario. Quale sarebbe il poeta italiano che ama Doom? Ricordiamo che se finiamo in acqua... Non abbiamo più il potere. Non mi dai vero il... No, non nascono piante qua. Ah, eccolo qua il soffione, che bello il soffione. Allora. Attento che esce fuori l'acquetta, eh. Beh, quella vita non la andiamo a prendere. Che delizia. Tra l'altro una roba che io trovo... Marinetti Zim Ben Ben Shack. Marinetti è ottimo, sì. Anche... Doom, anche Gioacchino Belli. D'Annunzio, no, dai. No, ma secondo me Marinetti è un'ottima risposta. Attento! Ok, se io adesso voglio andare... Qua... E via con Mario Ape. E guarda la regina. La regina mi ricordo che la trovavo abbastanza inquietante. Doom è da Carducci per via di Inno a Satana. Ok. Guarda Mariottino. C'è anche di Zelda in questo volare. Anche un po' nell'arrampicare. Ok, ciao regina delle api, e chi saresti tu? Dopotutto il tuo nome non è importante. Ungaretti sarebbe fisso su Call of Duty. Accamperare, Ungaretti accamperare su Call of Duty proprio. Ma Dante dicono che per Doom è perfetto, ma Dante è perfetto per Dante's Inferno. No, Dante se avesse visto Dante's Inferno si sarebbe veramente incazzato come una bicchia. D'Annunzio Time Pilot. D'Annunzio Time Pilot, bravissimo. Sto stringendo la mano a chiunque abbia scritto questa cosa. Sandrino ne sta sparando parecchi. Pascoli giocherebbe a Maple Story. Guarda il fur shading del pelo della... Bruttissimo. Ah, gli devi grattare la schiena? Devo trovare i pezzi di stella per grattare la schiena. Grazie, dottore, ora sto molto meglio. Se mi ricapita ti prego di aiutarmi di nuovo, va bene? Ma io non ho niente da fare, sì. No, ma... Vedete, Fabio non mi fa farmare. Farmare finché non fa male. Attenzione, lui è, anni dopo ha ricevuto un gioco dedicato tutto a lui. Lui è il Capitan Toad, l'esploratore Toad. Sei proprio tu, Mario, anche noi siamo scappati dal castello di Peach. Ma mentre scappavamo e pensavamo che Bowser ci avrebbe raggiunti, abbiamo perso Luigi. Abbiamo perso tutti.
Abbiamo trovato una superstella, ne avrei certo bisogno, prendila. Grazie. Luigi è una cosa divertente perché tu puoi... Allora, in questo gioco ci sono 120 stelle come questa, Marta. Sì. Se vuoi, dopo le puoi rifare con Luigi. Sì. Ma Luigi ha una fisica tutta diversa e anche i livelli sono un po' diversi. Ed è... quindi il modo per finire questo gioco è prendere 240 stelle, cosa che ai tempi avevo fatto. Giulio Cesare ha scritto il Debello Galli che ci giocherebbe a sai più che a Age of Empires, Giulio Cesare giocherebbe a Civilization. Sì. Che è forse l'unico punto in comune che abbiamo io e Giulio Cesare. Civilization. L'amore per Civilization. Sì, Fabio con Civilization è imbarazzante, ma tanto io vado a dormire. Quando arriva Civilization io avviso Marta. Quando arriva un nuovo Civ, Marta sa che... Allora, Mario, questo nome ha un che di nostalgico. I tuoi amici sono nel garage, andiamo a trovarli. Vogliono dirti qualcosa, andiamo. Certo che salviamo. Vedete, Nintendo è perfetto per Fabio perché gli ricorda che deve salvare. Che sennò Fabio va dritto e a un certo punto, come è capitato tantissime volte... Io vi faccio notare, sentite che delizia e che meraviglia la musica. Tutto orchestrale, i nostri amici, ok. Fidel Castro Tropico. È vero, bravi. Mi piace questo gioco dei... Gogol, bravo Gogol. Ah, Mario, come vedi siamo riusciti a scappare e rifugiarti qui. Ti aiuteremo anche noi a prendere super stelle e a salvare la principessa Peach. Va bene. Conta su di noi, Mario. Ma perché? Allora, pare che gli sfavillotti stanno costruendo una navicella spaziale. Quando sarà pronta andremo a salvare la principessa Peach e a cercare super stelle. Sembra che questo posto sia l'osservatorio mobile di Rosalinda. Ma chi è in realtà quella ragazza? È il Cegovast, ecco chi è. Officina per navicelle. Questo qua è l'hub che si sblocca piano piano. Ma sì, ma possiamo anche andare nei pianeti. Tu dici, basta fare Melina, andiamo subito, va bene, sì, va bene. Non va è bene. Che ci abbiamo tutta la vita, eh. Mi piace la tua mentalità. Uè, capisci che mi vengo a fare dare lezioni di milanesità da una toscana. Uè. E siamo mica qui a far ballare la scimmia noi, eh. Ci abbiamo Mario da fare. Però allora vogliamo vedere questa nuova. Sì, vogliamo vedere questa nuova. La Galassia Surfing Mania, Marta. Non ti piace è la bellissima. Galassia Surfing Mania? D'Annunzio giocherebbe a Battlefield 1. Che con gli rapporti storici può accompagnare solo, è vero. Farebbe la beffa di Bucari in Battlefield. Sarebbe la beffa di Bucari, sarebbe un po' tipo fare teabagging, l'equivalente di fare teabagging nel mondo. Ah, la manta. Tutto surf. Che caruccetta la manta. Allora, adesso sentite cosa succede alla musica se andiamo in acqua. Ma anche i pinguinetti. Noi veniamo dal paradiso dei pinguotti. E adesso vorrei un Kinder Pinguì. Anche tu sei un manta surfista? Esatto. Ah, ma è la prima volta che fai manta surfing. Allora ti mostrerò come si fa. Allora, fammi spiegare. Punta verso il televisore, ok. Napoleone giocherebbe Europa Universalis, ovviamente. Anche a... sì, o anche a un Total War Napoleone, ce lo vedo. Questa è la posizione di base, ok. Per girare, inclina a sinistra rispetto alla posizione di base, ok. Ok. Se lo devo fare più volte, che palle. Ah, ok, devo rimanere così, va bene. Per girare a destra dall'altra parte, prendi. Andrea Bz ci dice: avete visto che il cappello di Mario in Super Mario Odyssey si chiama Cappy? 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 Cappy. Cappy. Cappler, come il pezzo dei...
Nel flaga di Scopax. E quindi adesso? Ah, ok. Acceleron questo. E monete. Sì, ma prendile. Mani, mani, mani! Fabio? Non è comodissimo. Ok. Qua dicono anche nomi alternativi tipo Ciappi e Crappi. Ciappi. Questo qua poi quello che sto facendo in questo momento è sì e no quello che si faceva nel piccolo grande mago dei videogame con il Power Glove, a pensarci. One up! No! Peccato, ho perso una vita, però la riprendiamo su. L'abbiamo persa, ma la riprendiamo arrivando lì. Bene, subito, 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 via. Se scuoto il controller, tra l'altro, si fa il saltino. Quanto odio i motion controls, amici. Non ne avete un'idea, o forse sì, perché probabilmente li odiate anche voi. Ecco, questo qua, non lo so, questo qua avrei voluto farlo con il con la levetta del controller, con il control stick. Aiuto. Dai, dai, dai. Ok. Dai su, stai su. Wii. Ma io sono un manta surfista, Marta. Manta sul divano. Aiuto, 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 aiuto. Miglior tempo. Abbiamo fatto il record e quindi vinciamo. Complimenti, ti meriti una medaglia d'oro. E la medaglia d'oro voglio sperare che sia giusto così. Bene. E via. Ottenuta superstella. Tra l'altro nel, non so se hai visto, ma nel Mario nuovo si ottengono le lune. Oh, non l'ho visto. Non ho visto niente, ma perché io non amo vedere i giochi che non puoi giocare. Esatto. Posso capire, ma invece a me piace. Salviamo il gioco. Allora, io non vedo l'ora di arrivare alle galassie difficili. Per adesso siamo riusciti a perdere una vita, ma giusto perché ci siamo impegnati. Qua ha fatto tutto, qua ha fatto tutto. Questa qua non ce la... ce la diamo ancora. Galassia Dolce Ape. Allora, questa si chiama... Strani eventi sulla torre. Che relax, questo mi ci voleva proprio, questo stream così super defatigante. Allora, tanto vi faccio notare una roba dei controlli. Allora, qua c'è il salto. Se ci accucciamo e saltiamo, saltiamo indietro. Se mentre corriamo facciamo la scivolata e poi subito saltiamo, facciamo questo salto lungo in avanti. E poi c'è il famoso salto tipo di Mario, 1, 2, 3. Questo si rompe? No! Adesso il mio obiettivo sarà non fare prendere tutte le cose a Marta. Ma c'è una catapulta! Quindi credo che si prenda in automatico, sai, Marta? Cosa c'è? Ho visto una lucina lì. Quest'acqua mi appaga molto, anche se era solo un Wii, è un'acqua che mi fa venire voglia di... Ma l'acqua è fatta molto bene. E via.
chiamano loro? Non lo so, l'ho fatto in italiano. Io però, non lo so. Attenzione. Idea a strapacchi. E qua ci dirà che si può double jumpare. Sono in formello. Che bello in formello. Se vuoi scalare questo muro, premi. Ciao Mirto. Quando tocchi un muro dopo il salto, premi A per un salto parete. Ok. Vabbè, questo qua è un altro mini tutorial di Nintendo sui wall jump. Ma i giocatori di Mario ovviamente sono più che avvezzi ai wall jump. Ah, andiamo qua in mezzo. Siamo a Torci Bruco. Torci Bruco, grazie. Mi veniva in mente Weedle, che è, se non sbaglio, il nome corretto in inglese, ma non mi ricordavo Torci Bruco. E tra l'altro io sottolineo che io faccio il traduttore e non posso che fare i complimenti a tutto il team di Nintendo che traduce, che se non sbaglio è a Francoforte, perché le traduzioni dei giochi Nintendo in italiano sono spesso più belle dell'inglese. Cioè, Pallottolo Bill è stupendo, il Catenaccio è stupendo, il Torci Bruco è tutto bellissimo. Ah. Torci Bruchi, amici Torci Bruchi, ecco qua, via. Andiamo qua. Sei Mario Iride, nessuno dei nemici ti potrà avvicinare, bene. Solitamente quando fai questa cosa e uccidi più di un tot di cose ti dà una vita, ma avrei dovuto risparmiare. Non ci dovevo andare? Cos'hai da dirmi tu? Ah, accidenti, quegli scarafetor. Gli scarafetor hanno occupato la nostra torre di vedetta. Va bene, ci penso io. Faccio. Weedle era il Pokémon. Sì, Weedle è il bacino del Pokémon. Come si chiamava allora in inglese? Il. Guarda che bellezza, anche solo questo. Allora, così si accende il mulino a vento. Noi ci saliamo sopra prontamente. No. Prontamente, ho detto. Il fatto è che io veramente, chi dicevo un remaster, veramente a me basterebbe rifatto in HD. Andreabs vorrebbe comprarsi Mario Maker per Wii, ma è indeciso. Per Wii U. Beh, se ti piace Mario, secondo me è abbastanza imprescindibile. Perché? Perché mi sono fatto colpire, sì. Perché ho sbagliato. Perché devo attirarlo. Comunque il bruco si chiamava il Wiggler. Wiggler, grazie, ecco perché mi ricordavo qualcosa di simile. Beh, io lo consiglio tantissimo Mario Maker, tra l'altro è un gioco che va avanti a darti roba abbastanza all'infinito, perché puoi farti ci sono un sacco di livelli direttamente del gioco suoi, fatti da Nintendo, bellissimi. C'è il divertimento di farti tu i livelli e c'è una comunità molto bella, anche se non erro tra... A tal proposito Paolo Reven ci dice che in Odyssey Mario ha appena comprato il costume da carpentiere visto in Mario Maker e l'ha usato per accedere a una sessione nuova su un grattacielo. Ah, molto interessante. Comunque guarda, anche la community italiana di maker di livelli è molto bella. E è apparso lo sfavillato ghiotto, dove? È apparso qua. Salvare il però gioco. Ostendorf ha paura che possano spegnere server di Wii U. Non credo che lo faranno a brevissimo. No, dai. No, gli saltano in testa tutti. Cioè, vabbè che è Nintendo, mai dire mai con Nintendo. Eccolo.
Dobbiamo andare a raccattare perché non è che ce ne abbiamo. Ce ne abbiamo 405. Ah sì? Ho voglia di mangiare una stoscheggia. Che dico una? Che dici 100, 1000? Quante ne vuoi? Se ne mangi 400 ti trasformi, ma io ce le ho. E via! Si sbloccano vari pezzi di livelli. Vedi che ho fatto bene a essere una rompiscatole completista. E Marta, è sotto la galassia golosona. Vuoi andare nella galassia golosona sì, con me? Sì, è la mia galassia! Galassia speciale. E la missione si chiama La conquista della torta ghiotta. Oddio, questo era bellissimo, se non ricordo male. Sì, wow. Allora, questo è il primo livello che dici, va bene, andatevi tutti a nascondere, è troppo bella sta roba. Cioè, questo è il platform. E la cosa che mi consola molto è che questo gioco non è fatto da Miyamoto, è fatto dai nuovi designer di Nintendo, tra virgolette. Aosho. Osho. Ok. Non è successo niente. E adesso iniziamo a prendere gli schiaffi. Beh, è un gioco ricco di schiaffi per tutti, Mario Galaxy. Rischio. Hai visto? Sembra... Ah, ma io queste le posso prendere. Sì. Ma ditemelo dopo. Bravo Fabio, eh? No, bravo. La galassia torta ghiotta è... Che poi ti metti a voler risparmiare tempo e finisci che ne perdi tantissimo. Allora, con un po' di concentrazione. Il mio compito l'ho finito. Ma baffa. Allora, nessuno va a casa finché non finiamo sto livello, eh. Sì, infatti. Quello che stiamo sentendo, tra l'altro, è un altro tema storico di Mario. Fabio. Mi piace che Marta mi dice Fabio come se non ce la faccio più. Forza, il tesoro è dietro l'angolo. C'era Dimitri che ci dice che forse se la fai saltando senza correre era meglio. È dietro l'angolo. Usti. Oddio, che patimento. Oddio. Fabio. È come se fossimo in macchina e stessi per andare contro qualcosa. Allora, vediamo la meta. No, tranquilla, non è successo niente. Madonna, che patimento. Oh! Molto bene. Molto bene, me lo ricordavo bellissima, in effetti era bellissima. E qua il gioco inizia a farti vedere che, oh, guarda che se non stai attento ti picchio malissimo. Alla conquista della torta ghiotta, bene.
Dura, eh? Fatica, amici. Torniamo all'osservatorio. Ma questo... questa ninna... Se mai avessi un figlio gli suonerei questa come ninna nanna. Cioè gli metterei questa come ninna nanna. Abbiamo scoperto la base nemica. Possiamo solo sperando che non stiano abusando dell'energia delle superstelle. Sì, Gogol, proprio l'ansia a sto livello. Tutto perfetto questo gioco. Allora, c'è questa nuova. E quella lì. E questa qua che è la galassia. Va bene, facciamoci... vediamo che galassia è questa. La galassia pannello era stupenda. Ok, questo è proprio level design di qualità estrema. Dipingi di giallo i pannelli alternati. Elfrum dice che ha la canzone del giardino ventoso come suoneria da anni. Beh. Tutti? E se ci torniamo sopra, vediamo, se ci torniamo sopra si spengono? Secondo me sì. Era giusto per capirlo. Ah. Che bellezza di gioco. Dove devo andare adesso? Dall'altro lato. Di qua. Sinistra. Sinistra, dici? Facciamo un salto della fede. Aia, no, ho sbagliato. Come hai fatto? Sì, ce la puoi fare. Basta che salto su questo adesso. Che a me sembra un microchip semovente questo, anche se so che non lo è. A me sembra uno di quei... te lo ricordi Robot Wars? Oddio, sì. Ma tra l'altro notate che lo sfondo era il livello, era l'underworld di Super Mario Bros. 1. Penso che tu possa... oh! Ma perché? Questa è una texture del primo mondo di Mario spalmata così. Anche a Sandrino sembra una CPU. Vero? Galassia completata. Certo. Beh, non possiamo fare che affrontare il boss, direi. È la galassia... il robo impianto di Bowser Jr. Ok, qua il gioco inizia a voler fare a schiaffi, se non ricordo male. Il gigante a tre piedi. Uno speedrun di questa roba quanto tempo ci vorrà? C'è sicuramente come categoria degli speedrun. Dipende, perché gli speedrun, Marte, esistono. Gli speedrun any percentage, quindi qualunque percentuale. Quindi solitamente sono degli speedrun nei quali si cerca di fare il minimo possibile per finire il gioco. Ah, ok. Devo usare questi qui e buttarli contro. No? Ok. Ah, ok, devo farmi seguire
dai pallottoli. Mi da metto, pallottolo Bill. Mi metto qua, così il pallottolo mi vede. No? Ok, adesso mi ha visto. Ti ha anche preso. Cos'è che stavamo dicendo? Non me lo ricordo. Ecco, bravo Fabio. Stiamo per perdere una vita così come dei babbei. Quelli sono i Goomba corazzati. Ma una monetina non me la date da qualche parte? Lì c'è una vita. No! Vabbè. Ho solo 19 vite. Stavo riparlando delle tipologie di speedrun. Ah, esatto, giusto. Ci sono gli speedrun con qualunque percentuale, quindi tendono a fare il minimo indispensabile, e gli speedrun al 100%. Uno speedrun al 100%, che poi in realtà si creano poi varie categorie. Uno speedrun al 100% di Mario Galaxy può essere considerato o a 120 stelle. Questa vita ce la prendiamo, che l'abbiamo persa. O a 120 stelle o a 240. Sono degli speedrun estenuanti, perché mentre uno speedrun di un Metroid te la cavi con 40-30 minuti a seconda di quanto sei super figo, gli speedrun per esempio di Super Mario 64 viaggiano intorno alle 2 ore e mezza. Credo che quelli di Mario Galaxy siano ancora peggio. Non ho idea di quanto, ma secondo me fare uno speedrun con 240 stelle non corri, può... Corri. No. Qua. Oh. Madonna santa. Il mostro da tre piedi è questo qua. Quindi le puoi prendere quando vogliamo. Bowser Junior! Guarda che bello col bavaglino. Troppo bello. È tutto bellissimo. Mi sono già riabituato alla grafica, amici, vanno bene anche 480p. Certo, vedere Mario dicono così. Dicono che è bello avere Twitch che non casca ogni minuto. Sì. Vabbè, ma del resto... Vabbè, ma a noi Twitch non casca mai. Durante l'E3 ovviamente Twitch stava subendo degli attacchi abbastanza violenti. Allora, non mi ricordo assolutamente cosa devo fare. Forse far colpire... Non questo, molto bello. Allora, quelle monete me le tengo per dopo. Però forse fa il colpire le zampe o salire sulle zampe. Mamma mia. Mi ricordo che ai tempi avevo pensato a che delle cose molto volgari che non posso dire. No, ai tempi avevo pensato che c'era un che di Shadow of the Colossus, perché ai tempi eravamo presi benissimo per Shadow of the Colossus e giustamente. Infatti dicono, mi sa che devi trarli messi di contro, ma a lui. Abbiamo una vita sola. Lo stellone. Datemi delle monete, please. Comunque devi colpire su, mi sa. Ma come fa? Ah, dici che li attiro. Ok, si può fare.
Cioè, l'ho quasi fatto. Vedi più aspetti, però più... più... e si ricostruisce il muro. Che merda. Che farlo con la paura di avere... Su, venite qua. Bravo, hai capito tutto. Lui, vai! No, perché stavo morendo. Ah, la fatica... Vai. Questo. Oh. Evviva. Che esplosione bellissima. Ho ottenuto una mega stella. Il problema è che la prende così la mega stella. Comunque, ragazzi, questo gioco è invecchiato esattamente di 5 minuti. Cioè, è proprio. È stupendo. È veramente, veramente, veramente stupendo. Ogni tanto ci dimentichiamo quanto è bello rigiocare i giochi che abbiamo amato. Io ho dei ricordi vaghi di questo gioco, ma di fatto non me lo ricordo. C'è un nuovo osservatorio. Abbiamo completato la galassia, quindi abbiamo completato tutto quell'osservatorio e abbiamo scoperto una nuova galassia. Oh, la fiamma di quel braciere rappresenta l'energia dell'osservatorio. Recuperando una mega stella viene ripristinata energia e la fiamma si ingrandisce. L'osservatorio del cometa riesce a usare quell'energia per viaggiare nell'universo. Bomba! Quando tutta l'energia sarà ripristinata potremo volare fino al centro dell'universo e spaccare il culo a Bowser. È una stanza che noi chiamiamo bagno. Va bene. Salviamo il gioco. Marta, direi che abbiamo tempo per un ultimo livello. Sì. Allora, andiamo in bagno. Come la vedi andare in bagno? Dai. Cioè, capisci che è bello anche l'hub di questo gioco, è stupendo. Che c'è, amore? Amici, che piacere avervi condividere questo momento Mario Galaxy. Stavo per dire Mario Galax, per un errore di galassia polvere di stelle. Il sentiero delle stelle. No, ma veramente... mi fa morire... Guarda la gravità, ecco, questo mi ricordavo. Che se fai il salto bene rimanevi in orbita per un po'. Allora, voglio fare il salto dell'orbita... Sì, cioè guarda, questo qua è gameplay emergente anche di suo. Allora, qua c'è quella... Bam, eccoci qua. Che bellezza.
qua si rischiava di cadere nel vuoto a un certo punto. Ok, sono caduto come un picciu. Là. Ce n'era una. Ce n'è un altro. La regina dietro di te. Sì, perché voglio evitare di prendere la... Guarda il riflesso di Mario. Cioè, non è neanche il riflesso, è la rifrazione di Mario, se vogliamo usare dei termini corretti. Siamo su un missile, su un razzo. Ah, qua il subito così. No, non cadere Mario. Ma perché sei stato goloso? Lo sai che io sono un goloso, Marta. Perché nei videogiochi la cosa che ti paga non è... è la gola. Cioè, la gola ti spinge a cercare e a rischiare. Ops. Guarda qua quanta roba. E quanti Toad. Liberiamo tutti i Toad assolutamente. Ah, l'astronave di Toad è fantastica, di Capitan Toad è fantastica. Capitano è fantastico, Capitan Toad. Voi in chat l'avete giocato, Capitan Toad? Che è uscito per Wii U, tra l'altro, se non sbaglio. La truppa Toad è arrivata, conosciamo la scorciatoia per la superstella, e portamici. Ciao Vizi Full Max, ben arrivato. Taran, bene. Ah, mamma mia. Qua è le piattaforme che ti si formano. Ok. Una stella è qua. Cioè, capisci quanta creatività? Cioè, sono sempre piattaforme, per carità, però... ritorniamo a quel bivio di prima e andiamo a destra. Wow. È lì. Dove sarà la quinta?
Qualcosa di lì? No, no, no. Di lì abbiamo fatto tutto. Oh! Oh. Dove me la va a mettere? Che qua c'è sempre la possibilità di cadere dopo che hai risolto tutto. Ed è una cosa che ho sempre detestato. Ostendorf, lo Yoshi di lana è bellissimo. L'amibo di lana, l'amibo mascaliente che ci sia. Esattamente, questo livello è ansia. Non come quello di prima, ma ai livelli di ansia di quello di prima delle robe che giravano. No, no, secondo me quello della torta è adrenalina, fatica e prova tecnica. Questo qua invece è pazienza e sapere che se cadi devi rifare una roba che è moderatamente noiosa la seconda volta che la fai. Salviamo il gioco e facciamoci un altro livello e poi salutiamo i nostri amici. Con questa cosa che poi facciamo un altro livello finisce che lo finiamo, eh. Beh, ci vogliono... Per finire il gioco ci servono altre 50 stelle. Ma la galassia sfera... Oh! Qua c'era una musica eccezionale che cambiava velocità a seconda di come ci si muoveva. Viaggio misterioso con l'astrosfera. Che le galassie quelle che escono dai cubi punto di domanda sono le galassie novelty, le galassie con un elemento di gameplay bizzarro. Yes! Ehi, stai pensando di salire su quell'astrosfera? Ascolta le parole di Notiziello. Salta sull'astrosfera. In posizione verticale. Ok. Ok. Senti che se vai veloce va velocissima la musica e altrimenti... Stile totale. Che non ci facciamo. Oh yes. Aiuto. Aiuto. Bene, una vita l'abbiamo presa, quindi anche se... Allora... Beh, non ce l'ho... Non vorremmo mica non rischiare, vero? Cioè, abbiamo dello spettacolo da provare a dare. Aiuto, aiuto. Due vite, bene. Ah, siamo arrivati. Beh, ci tocca fare un altro livello, Marta. Faremo un altro livello. Allora, Mario, quando si mette col culotto in alto, in cima alle bandiere, mi piace da morire. Ma Mario, in generale, mi piace da morire. Camel Try, bravo, giusto, Federico della... Oh, ma allora, la chat è una chat colta e cita sia Monkey Ball... Sia Camel Try, due giochi di ere molto diverse, ma molto appropriati da citare. Hai scoperto una nuova galassia. Salviamo e facciamo l'ultimo livello. Allora. Ed è la galassia Mega Roccia. Cioè, capite quanta varietà abbiamo visto? Stiamo giocando da due ore
E la prima mezz'ora, tutto sommato, è partita in melina di introduzione. E abbiamo perso un attimino di tempo anche noi per guardare il Treehouse con l'amico Davide Soliani. Ma cioè, quante idee abbiamo visto in un'ora e mezza di gioco? Quante idee? E quanta voglia di fare il pirla con la gravità ho adesso? Tantissima. Ah. Una dei pezzi di stella è lì sotto, E ho sbagliato, ho fallito. Dove di sotto? Qua. Qua dici, vero? Sì. I cosini che ci rimbalzano sono molto carini. Wow. E via. Appaiono i cosini da tirare. Ci infiliamo in questa stella. Saltiamo. Cambiamo piattaforma. Ah, devo girare per avvitare la vite. E partiamo. Qua mi ricordo che era un gioco di schivare tutti i proiettili che arrivano e saltare quelle cose. Me lo ricordo molto molto bello. Non eccessivamente facile, se non ricordo male. Questi li posso rimbalzare per caso? No, non li posso rimbalzare comunque. Mamma mia. Aia. Il dolore è gratuito. Potevo anche saltare, lì a avere un po' più di fantasia. Qua c'è la stella, prendiamoci subito una vita. Ok, non è questo il modo per ottenere quello che vogliamo. Come facciamo ad attirare un proiettile lì? Ammesso che sia un proiettile che dobbiamo attirare. Eccoli, sì. Oh. Ah, ecco, dovevo fare anche il saltino. Comunque, su pallottoli, forza. Meves. Bene. E abbiamo preso l'ultima stella della serata. Che bello. Sono troppo felice di averlo riniziato. Ora vedo il pallottolo Bill e penso quando potremo guidarli in Odyssey. Veramente, anche io... Secondo me è la cosa che mi crea più curiosità, perché le possibilità di movimento che ci daranno in Odyssey il pallottolo Bill e chissà quale altre cose che potremo controllare spianano la via a una quantità di segreti che mi emoziona, perché i giochi Nintendo sono fatti di piccoli dettagli e di grandi segreti. Sono apparse le comete burlone, i tifoni dello spazio.
Quelle comete burlone si trasformano in galassie in un mondo completamente diverso. Ah, è vero! Chiediamo lo sfavillotto cometa. Dov'è lo sfavillotto cometa? Pa, 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 pa. Dove sono le comete? Eccola qua. Nella galassia uovo c'è la cometa. C'è arrivata la cometa rossa. Andiamo alla terrazza allora, va bene. Allora, cometa burlona, che per farti vedere che morirò subito. Non finiremo la galassia che stiamo facendo adesso, ma con la cometa rossa solitamente succede qualcosa di male, tipo che devi rifare un livello che hai già fatto, ma con un grosso limite, tipo che se ti colpiscono una volta muori. Qualcosa di simile. In fretta di No Piranha. Ah, ok, dobbiamo fare lo speedrun di un livello. Leggimi cosa dice la chat intanto, Marta, perché ma così stanno parlando di Mario Odyssey. Un labirinto col veleno viola tipico di Mario e la meccanica dei pallottoli posseduti che però dopo un po' esplodono e non puoi comandarli a lungo. Allora, abbiamo 4 minuti per farcela, quindi corriamo come dei dannati. Su, su! Muoviti, muoviti! I tuoi amici, non me ne frega niente dei tuoi amici. Io c'ho il livello speedrun da fare. Subito, subito, via! Allora, qua, prendiamo questi senza perdere tempo. Uno. Ah, uno è lì. Là in mezzo. Dov'è l'ultimo che ci siamo persi? Dov'è? Non lo vedo. Aia! La gatta frettolosa, Marta. Fai gattini ciechi. 3 minuti, sì, ho capito. No, dove cazzo è? Eccolo qua, va bene. Ce la possiamo fare. Ci prendiamo anche questa moneta. Via. Ma va cagare. Subito. E qua Nintendo, grande maestra di queste cose, ti fa vedere. No! Amici, la stanchezza mi prende. Direi che è il momento di salutarci. Dicono giustamente che i giochi ti mettono fretta quando hai tutto il tempo. È vero. Chi è il saggio che ha detto questa cosa? Grande Elflum. Allora, amici, prendiamo la webcam. Vieni qua, Marta. Facciamoci questo selfie di webcam. Allora, amici, grazie per essere stati con noi. Questa è stata una serata tranquilla, organizzata un pochettino all'ultimo, anzi direttamente non organizzata, un po' per i fedelissimi, per celebrare un po' l'amore di Mario in attesa dell'amore di Mario Venturo, quello che arriverà novembre, 10 novembre Mario, no, 30 ottobre. Quando è che esce Mario Odyssey? Ce l'hanno detto l'altra sera. 29 ottobre. Mi sembra. Vabbè, presto comunque, presto. E grazie per essere stati con noi. Gli stream di questa settimana si fermano, ricominciamo settimana prossima con lunedì, il lunedì PSX. Con Bellotta. Martedì, io e Marta finiremo Sam e Max e inizieremo la nuova avventura che vi invitiamo a suggerirci. Marta vuole che ci suggeriate Broken Sword.
E molto probabile, anch'io avrei voglia di giocarlo. Pubblicherò domani un bel sondaggio sulla pagina Facebook di Cannabis Watch Productions. Se non l'avete ancora fatto, seguite il canale, seguiteci anche su Discord, o meglio partecipate alla nostra chat su Discord, e ci vediamo settimana prossima. Ah, settimana prossima, dopo il martedì punta e clicca con Broken Sword, Babic e Ugo saranno tornati e li inviteremo per non parlare di Mario più Rabbids, perché loro ovviamente non potranno... Non ci provate neanche. Esattamente, loro non potranno parlarne, però potremmo abbracciarli e fargli sentire quanto gli vogliamo bene per il successo che hanno avuto e che stanno avendo alle 3. Amici, grazie, buonanotte e a prestissimo. Ciao!